Ciao ragazzi, allora, a parte che sto facendo tipo il primo video della mia vita su YouTube con il telefono, però Xiaomi mi ha mandato il nuovo telefono, quindi ho detto, bah, proviamolo, già su Instagram lo uso, lo vorrei provare anche qui su YouTube. Allora ragazzi, ci tenevo a parlare di una cosa, della carriera allenatore con il Milan, su Pespero, ragazzi, attenzione, qua mi sta cadendo tutto, ok. E niente, ci volevo fare un video perché comunque adesso, come avete visto sul primo canale, vi ho detto che a breve inizieremo una carriera allenatore su FIFA sul secondo canale che è questo qui. E quindi molti nei commenti mi hanno scritto: "Ma scusami, ZV, cosa fai? Crei una carriera così a caso?" E noi che comunque seguivamo la serie del Milan, cioè non ti interessa niente. Non è vero, ragazzi, perché l'idea di creare la carriera allenatore su FIFA mi è venuta in mente dopo appunto un casino che è successo su PES, nella carriera con PES. Allora, ormai lo sapevate, avevo due ragazzi che appunto si occupavano di tagliare i miei video, perché comunque tra primo canale e secondo canale non riuscivo a fare entrambi, quindi io ragazzi cosa facevo? Facevo tipo un giorno a settimana in cui registravo tutti gli episodi della carriera col Milan su PES, registravo tutti gli episodi della carriera e glieli mandavo. Praticamente questi ragazzi, a parte che i tagli erano così e così, molte volte mi sono dovuto scusare io, molte volte vi siete messi anche a ridere come nell'ultimo episodio in cui è palese che io gli faccio, stavo giocando, gli faccio taglia taglia e lui non taglia, infatti nel video c'è il mio taglia taglia. E a parte tutte queste cose che mi hanno dato fastidio, sì, però comunque mi stanno aiutando. Non sono uno che al primo errore ti fucila, quindi ho detto vabbè, teniamo comunque ancora un bel rapporto con loro, anche perché comunque sono anche loro siciliani, quindi ho un ottimo rapporto umano con loro e poi in generale io non sono per i litigi. Poi però ragazzi è successa un'altra cosa ancora più grave, che io ho mandato i miei file su un transfer e praticamente dopo che io appunto avevo chiesto più volte di scaricare quei video, perché comunque poi io, cioè nel senso poi io finivo la memoria ecco sul computer, perché nel frattempo comunque facevo anche i video del primo canale, facevo anche altri video per il secondo canale, insomma ho chiesto di scaricare tutti i file. Perché appunto dopo un tot il programma non ti lascia più scaricare i file che hai inviato e niente, i file sono scaduti e io ho perso due episodi della carriera allenatore col Milan, ma non sono, cioè non erano due episodi così a caso come mi era già successo. Non so se nessuno, sai che sapete che tra l'altro nessuno di voi se n'era accorto, ma io ho saltato tre partite una volta perché appunto un episodio era perso e quindi ho saltato tre partite, però nessuno di voi se n'è accorto perché comunque eravamo nel mezzo del campionato, non erano partite clou e quindi fa niente. Però queste due partite qui, ragazzi, che sono state un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso, erano partite finali, cioè nel senso ultime partite di campionato e soprattutto calciomercato, che capite che ragazzi per un canale che porta FIFA o PES o in generale giochi manageriali, la carriera allenatore è il reparto più importante, quindi una volta visto tutto questo io ho detto, cioè ho sommato tutti gli errori piccoli di prima più questa cosa di adesso e ho detto guardate ragazzi, mi dispiace ma non voglio più continuare questa collaborazione perché comunque non mi sta piacendo la vostra professionalità sotto questo punto di vista. E ora come ora quindi ho dovuto fermare la carriera allenatore col Milan, ovviamente ho il salvataggio e quindi ovviamente potrei ancora portarvela, però sinceramente mi è passata la voglia veramente perché avevo fatto un calciomercato bellissimo e buttare al 22 video per me, dopo appunto il tempo anche che avevo dedicato alla creazione di questo video. Buttarli così al vento, regalarli all'internet mi dà veramente fastidio, quindi ho detto è il momento giusto per iniziare una nuova carriera allenatore. Questa volta la facciamo su FIFA, la facciamo con una squadra di Serie D
La carriera inizia mercoledì, quindi ragazzi, tenetevi pronti, cliccate come sempre la campanella. E niente, spero che questa vi possa piacere. Soprattutto ho cambiato il ragazzo che comunque mi aiuterà nella gestione dei video, quindi adesso penso che sia molto più professionale e cercherò di portarvi anche qui più video possibili. Spero che non vi arrabbiate troppo, perché comunque non è stata colpa mia. Ci tengo a precisarlo perché io nelle carriere molte volte sono stato un po' così, nel senso le iniziavo, poi non le finivo più, però da quando ho questo secondo canale, ragazzi, cioè questo secondo canale l'ho creato proprio per evitare il problema di dover appunto abbandonare carriere perché dopo un po' magari la gente non le guardava più, mentre invece su questo secondo canale siamo noi, siamo tutti interessati alla carriera, mi diverto, io la faccio come se la stessi facendo veramente con due miei amici dietro, quindi è bello per questo il secondo canale e non vorrei che voi magari iniziaste a pensare, vedi ZV non porti mai a termine una carriera. No ragazzi, ve lo dimostrerò anche con questa carriera su FIFA, che partiamo dalla Serie D, la giocheremo tutte le partite, al massimo ne simuleremo qualcuna, comunque tranquilli ragazzi che sarà una carriera molto lunga, quindi siateci perché ci divertiremo, faremo un bellissimo progetto. Mercoledì inizia, ve l'ho già detto, seguitemi anche su Instagram zv.jackson e ragazzi iscrivetevi al canale e cliccate la campanella. Morale della favola di oggi, fatevi le cose per conto vostro, oppure compratevi un hard disk. Che sarebbe anche meglio perché non è vero, fatevi le cose per conto vostro perché adesso vengo aiutato comunque. Quindi ragazzi, dai, vedetela come una nuova partenza, un nuovo punto di inizio, come la sto vedendo anche io. Mi sento sequel in questo momento a fare video in questo modo. E niente ragazzi, un bacione, ciao.